Facciamo un applauso a Sergio Albonzino, meritato, un vulcano di idee, ogni tanto viene dalla vita di principi, dove ce la comprare e organizza non so quante cose. Non vogliamo ovviamente avere nessuna pretesa in questo senso questa sera. E la data della scomparsa di Fabrizio è molto vicina a un'altra data, perché Fabrizio scomparì a gennaio. Il 18 febbraio avrebbe fatto il compleanno, un compleanno magari un po' particolare, forse lui non gli sarebbe fregato assolutamente niente, però comunque avrebbe fatto 70 anni. Mi piaceva l'idea di festeggiare il compleanno perché questa cosa mi fa pensare a quello che Fabrizio De André avrebbe potuto fare ancora e probabilmente si sarebbe ancora superato. Noi messi da questa parte, loro dall'altra, sembra che qui ci stanno i detentori della verità, i professori, i deandreologi, come si suol dire, invece no. Imputato, ascolta, noi ti abbiamo ascoltato. Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra la orta e l'intenzione. Scrive questo: Fabrizio De André non è molto conosciuto in Francia. Avendo scelto di studiare la lingua italiana all'università, non mancavo mai un'occasione per portarmi appresso uno di quegli album. La lingua italiana mi era ogni ascolto un po' meno straniera. De André non è soltanto un autore eccezionale, è stato anche il mio professore di grammatica. Guillaume è un bravissimo artista francese con cui ho la fortuna di lavorare. Da quel lato sta dipingendo. Ciao.
sbagliato. Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in sus. Qualche rombo si è fermato tra di noi come un rame a imbrunire su me. Francesca di Raffaele, questo evento è anche nato parlando con lei.